Buongiorno, oggi siamo tutti assonnati, è vero? Guardate questo come sta. Che stai facendo? Lo stiracchiamoche. Situazione capello un po' così perché ieri sera tardissimo ho lavato i capelli perché ho detto no, ho rimandato fin troppo, dovevo lavarli la mattina, poi giri e cose mi sono dimenticata, quindi dobbiamo sistemarli. Mi sto vedendo il film delle Winx, The Lost Kingdom, nel mentre faccio colazione con dei biscottini. Queste sono le mie ultime gozzole. Però ieri ho anche ricevuto la notizia che per questo progetto di cui vi parlavo, questo nuovo lavoro, dobbiamo tornare in Italia molto presto, più presto di quello che credevo, perché io credevo dovessimo tornare tipo a settembre, quindi poi potrò prendermi altre gocciole. Detto ciò, ora mi finisco di vedere qua il filmetto. Io sono come i bambini, mi alzo, faccio colazione, mi metti davanti a un cartone e è finita. Niente, raga, 26 anni perché quest'anno sono 26, eh. 26 anni e non sentirli. Comunque, ha un po' nevicchiato. Ora, vabbè, non si vede perché ci sono tutti i vetri appannati. Guardate che meraviglia la mattina. Oggi voglio uscire. Come vi spiegavo ieri, devo trovare il regalo per il signor fidanzato. In realtà io non gli volevo fare una cosa gigante, perché sennò qua stiamo sempre a fare regali, regalini. E il compleanno, e Natale, e questo, e quell'altro, l'anniversario, bla bla bla. Non mi fa niente, quindi andrò. Io lo sapevo che lo dovevo prendere l'altra volta quando l'ho visto, che avevo trovato un piumino bellissimo, a un prezzo ottimo. Mi sono completamente dimenticata poi. Quindi staremo a vedere cosa riusciamo a trovare. Questi sono i giorni in cui non vorresti mai uscire praticamente. E penso che, visto che è previsto sole intorno alle 2, uscirò alle 2, anche se ecco perché aveva nevicato. E domani è anche peggio, cioè guardate, arriva a meno 14 stanotte. Questi giorni farà super freddissimo. Io adesso penso procederò a piastrarmi almeno i capelli, anche se ovviamente con questo freddo, che sia ben chiaro, si deve per forza usare il cappello, almeno io che soffro pure di emicrania. Però vi dirò, cioè adesso ho aperto la finestra, non sembra così freddo. Io non lo capisco il clima qua. Ho trovato il coraggio di uscire di casa perché credetemi, con questa temperatura ci vuole proprio il coraggio di uscire. Però almeno stavolta mi sono ricordata. I guantini, questo cappellino li ho presi tutti e due da Shane, mi sono scordata di farvi vedere nel loro perché li avevo messi a lavare. Ora vado ad un negozio che vi faccio vedere, che tra l'altro è stravicinissimo a Doma, che è il mio barbecue, uno dei miei barbecue preferiti, e il caffè con l'ispirazione Harry Potter, che io ancora ci devo andare. Vi faccio vedere, questo qua è il caffè di Harry Potter, che lo conosciamo. Lì c'è Doma, quello lì, e questo è il posto dove devo andare. Vediamo cosa c'è. Spero di trovare qualcosa perché in realtà questo posto è gigante. Ho trovato un po' di cose che vorrei provare. Ovviamente non vi sbagliate, che sono tutte nere, letteralmente. Vediamo se c'è anche qualcosa per il signor fidanzato in tutta questa maraglia di roba. Ho trovato forse anche qualcosa per me, perché questo giovedì devo andare a fare una cosa importante. Io non ho proprio tanti vestiti che siano così carini da dire oh sì, questa è una cosa importante. Quindi vediamo cosa uscirà fuori. Allora, tralasciamo con i capelli elettrici, cioè letteralmente, ragazzi, guardate cosa sta succedendo. Allora, questa giacca io vi giuro la vedo in continuazione, quella con all'interno arancio, che penso sia il colore che mi sta peggio in assoluto nella vita, però vabbè. Adoro questa giacca, il problema è che è gigante, cioè ok, mi piacciono le cose oversize, ma fino a un certo punto, guardate la manica. Sto sarebbe bellissima per il signor fidanzato, se, sempre se, ci fosse la taglia. Purtroppo è solo questa. Poi era comunque fuori budget, perché insomma anche meno. Però l'abbiamo provata, cioè è bellissima. Non so se mi sentirete, ma fanno meno 11 gradi, cioè altro che quelli che fanno i video. Mi basta prendere la Lapponia a meno 9. Qui dentro c'è il bottino e ho trovato anche un cinnamon roll, dov'è? Un cinnamon roll dell'edizione natalizia, ragazzi. Sono appena rientrata in casa, provatissima, che non ho bevuto per niente. Io quando sto fuori mi scordo sempre di bere, anche perché io appena bevo vado subito al bagno. Quindi se sto fuori è un po' un casino. Comunque, vabbè. Sono entrata in 800 negozi, ho visto mille robe. Ogni tanto facevo, ora lo prendo, ora lo prendo. Però da quando vivo da sola ho sempre il pensiero di ho queste spese, bla 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 bla, quindi mi mantengo. Cioè, le cose superflue cerco di non prenderle, però ho preso un pantalone. Ho preso un pantalone e ho preso la cosa per il signor fidanzato.
Allora, il fatto è questo. Lui vuole un paio di scarpe, o meglio, ce l'ha però le deve cambiare e comprare uno nuovo. Quelle scarpe stavano in sconto, purtroppo non c'era il suo numero, altrimenti vi giuro, con lo stesso prezzo che ci ho pagato questa cosa, il giacchetto che io ho preso, potevo benissimo prenderci le scarpe. Quindi vabbè, nel caso sarà la prossima volta per qualcosa di più grande, se no veramente qua facciamo bancarotta. Quindi sta tutto qui. Lì mi è arrivato un pacchetto che vi dovrò poi far vedere cosa c'è perché voi impazzirete. E questo qui è il cinnamon che vi dicevo, limited per Natale. Quindi io non l'avevo ancora beccato. Io vado pazza per tutto quello che ha la cannella, quindi potete immaginare. Meno male che ho fatto uscire a me prima, perché vi giuro sono percepiti meno 18 gradi e io li ho sentiti tutti, perché c'è un vento, vi giuro, un vento che non lo so. Infatti allora io devo sapere, non accendo spesso il riscaldamento perché io non sono una persona freddolosa, quindi se non è necessario perché accenderlo? Però oggi raga, oggi qua va acceso, quindi l'ho fatto partire adesso. Fatto la doccia, ora sono in pigiamino. Alla fine ho preso solo questi, quindi eccoli qua, le salsine. Tu hai già mangiato, non fare il furbetto. E qui ho messo Burlesque, che è un film pazzesco se non l'avete visto, eh. Come quando ho messo le storie dei Charlie's Angels e nessuno sapeva chi erano, per favore, eh. Le basi. Altro giorno, dovrei dire buongiorno, ma non lo posso dire perché come vedete fuori buio, perché allora ieri sera mi è venuto il ciclo. Io è da circa un annetto che prima non avevo mai dolori, avevo solo dei dolorini premestruali, tipo mal di testa, così così, ma dolori proprio addominali mai. Ecco, da un anno a questa parte non so cosa sia cambiato, ma il primo giorno è sempre dolori che devo cioè cammino tipo piegata. Così, stamattina mi sono svegliata tutto il tempo sdraiata così, perché sennò mi sento proprio gonfia, gonfia. Sono uscita con Ami, tutto quanto. Però oggi è una delle giornate più fredde, almeno di questa settimana, perché da come sta andando non lo so se poi la prossima sarà anche peggio. Quindi sono stata così, ho pranzato eccetera, ho messo a posto e ho deciso, ho avuto la brillante idea, di lavare il piumone del letto. Infatti adesso vedete non c'è niente, ci sono abbessi due pantaloni perché poi mi serviva lo stendino, proprio perché avendo lavato il piumino sopra nella mia lavatrice, perché ho avuto la brillante idea, ho detto proviamo a lavarlo nella mia lavatrice, c'è entrato giusto giusto pelo pelo. Qual è stato il problema? Che una volta che ho tirato fuori, ovviamente prendendo tanto spazio nella lavatrice, non si è potuta drenare bene tutta l'acqua, quindi ho tirato fuori. Tempo che l'ho messo sullo stendino, ho cominciato a colare tutta l'acqua, letteralmente tutto, tutto bagnato, frascico. Quindi cosa ho fatto? Ho detto vabbè, tanto mo' bagnato per bagnato, l'ho trascinato nel mio piccolo sgabuzzinello, ovviamente bagnando tutto quanto, però almeno l'ho messa qui. E a tempo, boh, credo ci metterà all'incirca un 6 giorni forse per asciugarsi tutta, perché vedete qua quanta zuppa. Questa esce ancora l'acqua, non so se avete visto le goccioline. E quindi devo un attimo capire come sistemare questa situazione. Ami, non pensare proprio di andare lì, per favore, eh? Ci abbiamo già dato sotto. Quindi poi ho pulito tutto quanto per terra, perché ovviamente avevo fatto un casino. Tutto ciò proprio nel giorno in cui non volevo fare niente, ma dettagli. Quindi ora è lindo e pinto, guardate che bello, tutto pulito. E poi sempre perché io non riesco a stare ferma, mi dovevo assolutamente sistemare le unghiette, perché sui pollici quel cuoricino che avevo messo mi si attaccava ovunque ai vestiti, quindi non si poteva fare. E questo qua del medio mi serviva per lavarmi bene la testa, quindi a volte mi si aggrappa tutto. Quindi ho cambiato. Non vi ho fatto vedere come le ho fatte, ma tanto la prossima volta che faccio proprio un refill completo ve lo farò vedere. E qua al medio ovviamente li mando, si è tolta il colore perché l'aveva fatto con l'aerografo, quindi molto sottile, e si è tolto tutto. Quindi ho rifatto la decorazione con il colore questo qua che sembra tipo mercurio liquido, e ci ho attaccato qualche glitterino. Per cena invece mi sto facendo il riso, quindi ho messo lo quasi riso. Mi ristendo perché vi giuro, cioè mi sento proprio la pancia. Gonfia, gonfia. A PS sto anche guardando la diretta di Sara. A proposito, sta usando lo stesso colore, questo qua, il cover con cui mi ha fatto questa. E tu che vuoi? Tu che vuoi? Ti sei appena mangiato il tuo ossettino. Vivi proprio la vita che vorremmo tutti. Mamma mia, guardatelo.
Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova giornata con il mio brufolino che è sempre più grande. Tra un po' saremo veramente in due a parlarvi su questi schermi. Ieri ho fatto la colata più grande della mia vita, se avete seguito, se sapete tutto, ok? Cioè ho lavato il mio piumino non avendo un'altra coperta, diciamo, più calda da poterci mettere. Io pensavo, ok, la copertina quella che uso sul divano, poi ho la maglia, l'altra maglia sotto e questo coso sopra, starò bene, non avrò freddo. Poi la mia mente geniale non è che ha pensato di accendere il riscaldamento. Non chiedetemi perché, ma io ve l'ho detto, questa vista di non accenderlo mai, proprio perché non mi piace, è una cosa che mi dà un po' fastidio dopo un po', mi dà sonnolenza, mi si seccano gli occhi, tutte cose, quindi accendo il riscaldamento molto di rado. Stamattina ci ho pensato, perché mi sono svegliata alle 6, stavo morendo di freddo, ho detto, ah, potevo effettivamente accendere il riscaldamento. Vi faccio vedere come ho dormito. Ho messo la copertina, questa qua, quella estiva, che veramente non fa niente, e la bellissima copertina di JK, che tutti mi continuano a chiedere dove l'ho presa, e io non ne ho idea perché questa l'ha fatta stampare, perché l'immagine gliel'avevo mandata io. Jenna in America, credo ci sia, non lo so, qualche sito o qualcosa, ma non saprei dirvi. Quindi niente, ho dormito così, vi giuro, ho dormito malissimo. Ora capisco quando dicono tipo avevano così freddo da non riuscire a dormire. Letteralmente, ragazzi. Mamma mia, comunque sembra un cristiano sto brufolino. Non so perché io proprio ieri ho deciso di lavare questa cosa. Chissà perché. Come sempre ieri mi sono decisa e ho comprato un tavolino che è arrivato qua fuori. Adesso usciamo e vado a prendere. Aspettate che sento che i miei vicini stanno uscendo, quindi non vorrei avere incontri. Ho preso questo tavolino perché mi sono iniziata a stufare di mangiare per terra, perché è molto cosy, così va bene, però a volte va pure mangiare magari seduta, normale. Quindi ho preso il tavolino con due sedie, ma tutto quanto richiudibile, perché non vorrei lasciarlo sempre lì, ma vorrei che all'occorrenza si possa togliere, appunto, e poi lo metto nello sgabuzzinetto, quello dove avete visto che adesso c'è lo stendino. Questo appunto è il tavolino che ho preso, vediamo. Tra l'altro Yami dobbiamo ancora uscire, questo qua è il cibo che gli ho preso. Tra l'altro Rosalba mi ha detto, facci caso, questo è lo stesso brand che usa Chuck Bass in Gossip Girl per il suo cane. Ci farò caso. E questi sono tipo dei patti deidratati che poi con l'acqua calda voi riscaldate diventa tipo una purea. Allora, è un mega slay perché è già montato. Non è proprio bianco perché c'era solo questo color tipo legnetto. Per adesso lo lascerò lì incastrato in questo buchino. Ci ho messo sopra la ciabatta con le prese e vediamo un po' appunto quando arriveranno le sedie, questa magica avventura. Due delle scelte sbagliate di oggi. Numero uno, vedere il documentario di Permission to Dance, quello di Los Angeles, che veramente ho pianto più adesso che quando ero lì, perché poi ogni tanto ci si scorda che io comunque ero lì tra queste urla che sentite. Non mi ricordo che serata era questa, quindi non bisogna neanche dire dove ero locata. Comunque, qui invece abbiamo operazione, come potete vedere, unghiette del signor Ami, perché prima di partire gli avevo tagliato quelle davanti, ma quelle dietro il signorino fa sempre storia, non lo so perché. Anche perché altrimenti poi si rigirano sotto, vedete? Cioè non è proprio il caso. Sinceramente andare al veterinario qua solo per tagliare le unghie mi sembra un po' così. Quindi piano piano, è vero, senza creare dei traumi infiniti, stiamo facendo. Io vi giuro, adesso piango, la valle di lacrime. Tra l'altro ho rifatto il letto, eccomi io ragazzi, cioè io, letteralmente questa è la mia stanza. Lì, non so se vi ho fatto vedere come si era evoluta la situazione, che ormai è un ammasso di roba, non si sa neanche più che c'è. Ah, giusto in tempo, io ho preso, mi volevi fregare perché ogni volta straborda e devo sempre stare a pulire. Veloce. Buongiorno ragazzi, stamattina mi avete beccato che sto facendo il mio porridge, perché ho detto sì, ho voglia di qualcosa di caldo. Ieri sera, tra l'altro, l'ho usato il riscaldamento. Ho messo il riscaldamento e infatti mi sono coricata, bella caldina. E cosa migliore, senza che sono andata in lavanderia, si è asciugato anche il copri, come si chiama qua, il piumino, copri piumino, non mi ricordo. Quindi stasera potrò
dormire finalmente come una cristiana normale. Oggi è il giorno in cui dobbiamo andare a fare un lavoro importante, quindi va cercato di debellare. Vedremo il risultato. Tra l'altro mi sono svegliata appunto alle 8 perché così ho tempo di fare tutto, perché in teoria questa cosa di lavoro è alle 6, però io e Ross, tipo 2, 2 e mezza, vogliamo andare a provare un hot pot. Lei mi ha detto che le piace tantissimo, quindi sono molto molto curiosa. Tutto ciò, non so come fare i capelli, perché fosse per me io avrei fatto tipo una laccata, perché con il look che ho in mente ci potrebbe stare. Il problema è che raga fa troppo freddo, io soffro di mal di testa, quindi se vado con la testa scoperta, bye bye. Quindi devo per forza mettermi il cappello e mi inventerò qualcosa, mi farò del Bocholhausen così col cappello, da un look un po' streetwear, un po' così. Vediamo. Intanto qui ragazzi la trasformazione è avvenuta, diciamo che avevo in mente questo look da fare col cappellino, perché raga io purtroppo soffro di mal di testa, non posso uscire senza cappello in questi giorni perché mi viene proprio, mi si gela il cervello, non sto scherzando. Comunque sono riuscita a coprire l'adorabile amico brufolino, ho messo anche ciuffetti di ciglia, guardate che belle, queste sono bellissime. Comunque vi ho registrato il get ready, poi ve lo faccio vedere su Instagram o TikTok, non lo so. E poi mi sono sboccolata i capelli, raga, una vita che non mi sboccolavo i capelli. A me non dispiace, anche perché come modo di vestire volevo mettermi questo, questi maglione, e sotto ho questo vestito. Questo è un vestito che ho preso da H&M, che come vedete è lungo, però è tipo, vedete, grigino così e ci sta benissimo. Solo che devo capire che calze mettere sotto, perché ovviamente non posso uscire così proprio all'aria aperta. E soprattutto che scarpe, perché se avessi avuto le Dr. Martens, ok, gioco facile. Così non lo so. Tra l'altro mi sono arrivate, credo, perché è l'unica cosa che ho ordinato, le sedie durissime da tirare fuori, ma che è? Ed ecco qua, è una sedia pieghevole, normale. Beh, però mi piace, è bella anche sofficiosa. Mi turba un pochino che il tavolino sia di questo legno chiaro e che non è tipo bianco gessato proprio così. Però vabbè, cioè alla fine comunque è sempre bianchino, quindi ci sta. Ho spostato leggermente il divano. Ami ancora la sua postazione, quindi ok. E qui appunto ho messo il tavolino con le sedioline. Ora, nel caso in cui io volessi toglierlo, posso benissimo toglierlo. Però almeno così sta bene. Ci sono due sedute. Quando voglio posso anche prendere questa sedia e metterla volendo di qua per truccarmi. Direi che non è male. Effettivamente non è male. Eccolo qua, lo shabu 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 chic con la brazza. Oddio, un po' di fumo. Eccola. Abbiamo fatto la salsina, abbiamo preso le cosine. Io ci voglio buttare il pak choi. Io ci butto un pak choi. Pum. E butti tutto. Ma vi giuro è troppo divertente, guardate la carne. Parte green car. Ed è cosa, amici. Stiamo andando dove dobbiamo fare questa cosa di lavoro. E ragazzi, il nostro nuovo romano impero sarà il retinolo, ve lo dico. Abbiamo provato, abbiamo provato tutte cose. Ovviamente per comprare tutto lì bianco, tieni, ecco qua. Però ragazzi, se, come si dice, accumuli punti, diventi poi membro, scali pink olive, green olive, eccetera eccetera. Io sono pink perché non so, questa ce lascia tipo i sacchi di roba. Quindi era gold. Io lo dico così, io l'ho detto. Ragazzi, qui c'è una certa importanza. Capisci? Allora, se non arriva un taxi adesso io mi faccio. Ok, guarda, vedi? Ha funzionato. Però basta fare l'eliminato. Non ha finito la frase. Allora, vabbè. Comunque mi un là di Das, ci devo andare. Ah, anch'io volevo andare. Eccolo qua. Gold. Golden. Noi. Ma basta. Ma noi parliamo, diciamo le stesse cose. Mi hanno dato dei campioncini. Potevano essere da 10 a 17 cose, c'era scritto. Ma secondo me sono tante, sono 17. Ma dobbiamo attraversare. No, dobbiamo aspettare qua. Ma che cavolo ne so. Vediamo. Ma tu hai chiamato il taxi, se stavamo sì, qui. Però poi me ne sono andata via. 2 minuti, guarda.
quindi da qua. Exit 8, qua. Non dobbiamo muoverci di un cicinillo. Esatto, perché è proprio qui il nostro punto. Sì. Vabbè. No, ragazzi, le mani freddissime. La pelle tutta crepata, sembra una vecchia. Guarda io oggi. Guardate io. Tu non glowi oggi. Non glowo. Non sono bouncy. Madonna, guarda, è vero. Ma avete presente? Slow it down. Ma che fa? Non io. Non io. Stiamo guardando il match. Stiamo guardando te. Stiamo guardando. Marco, sei ancora su Tinder? Certo, cercherà la figa. Vai, ora è tutto tuo. BL time. Dio. Yeah. Cosa che sapeva dire in italiano? Cosa sapeva dire in italiano? No, bellissimo, che era. Sono ritornata a casina e mentre ero sull'auto per tornare a casa mi è venuta voglia di pane e Nutella. Ragazzi, pane e Nutella, proprio così, Nutella. Quindi cosa ho fatto? Sono entrata in casa, ho messo il vestitino ad Ami, che come vedete è appena rientrato, e siamo andati al convenience store, che è un fantastico posto della Corea. Quando hai voglia di qualcosa puoi andartelo a prendere sempre. E stranamente ho trovato sia la Nutella, che vabbè, questa c'è quasi sempre, ma questo non c'è mai, il pane tipo così. Cioè, tipo in cassetta, come lo chiamate, bamboletto. Quindi ora, puliamo Ami, giusto? Che poi sono entrata e mi ero scordata del tavolino, ho detto che cos'è questa questione. Ok, abbiamo anche il tavolino, ricordiamoci. Mi strucco, mi faccio la doccia e poi mi faccio pane e Nutella. E chi si è visto, anche perché raga, io sono tornata tardissimo, abbiamo fatto la cena tutti insieme. E ok, l'intervista e la cosa è andata molto bene. In realtà noi pensavamo di dover fare l'intervista in inglese. In realtà poi c'era la ragazza che ci traduceva dall'italiano al coreano, quindi è stato molto semplice, abbiamo soltanto dovuto parlare, ci hanno fatto qualche foto e quando avrò più notizie vi farò sapere, però molto molto interessante. E poi appunto qui in Corea si usa sempre fare così, quando si finisce di fare un qualsiasi lavoro, il capo ti porta fuori a cena. Stanca ma felice, anche perché prima appunto siamo stati con Ross, non sono riuscita a stare tanto dietro al blog, ma insomma le cose importanti le avete viste. Tra l'altro dovevo editare un video, ma non so se riesco a farlo perché ho gli occhi proprio che mi bruciano. Non per le ciglia che sono sempre qui pazzesche, vi giuro, sembra l'effetto proprio super naturale. Quindi penso il video lo farò domani.